Ciao ragazzi, da Elena dell'Informa Giovani, vi leggo le notizie per il mese di marzo. Effetto Larsen, la Milano che non hai mai sentito, in 6 dirette web radio dall'Informa Giovani. La rivoluzione arcobaleno è il tema della puntata di mercoledì 5 marzo dalle ore 17.30 alle ore 18.30. La trasmissione si può ascoltare sul sito di Share Radio o con l'applicazione TuneIn da smartphone e tablet. Il live tweeting che affiancherà la trasmissione sarà accompagnato dall'hashtag Effetto Larsen. Per le informazioni vedi il sito. Invito a teatro, un'iniziativa del settore spettacolo, moda e design. Milano per lo spettacolo Teatro Stagione 2013-2014 a cura dell'Ufficio Teatro e Danza. Sono in distribuzione i biglietti all'Informa Giovani in data 11 marzo dalle ore 15 gli inviti per 5 spettacoli. Gli Innamorati, Teatro Franco Parenti, È arrivato un gommone carico di europei, Teatro Sala Fontana, Verso Cassandra, da Eschilo a Christa Wolf, Teatro Verdi, La Gabbia, figlia di notaio, Teatro della Cooperativa, Open, Barclays Teatro Nazionale. Mercoledì 26 marzo dalle ore 15 sono in distribuzione gli inviti per altri 5 spettacoli. Come bella la vita, al PIMOF, Occhi Doc, Splips, Inside Teatro Manzoni. La discesa di Orfeo, Teatro Elfo Puccini, Il tramonto sulla pianura, Teatro Menotti. Lo spettacolo Cappuccetto Rosso è stato annullato, a breve verrà pubblicata la sua sostituzione. È possibile ritirare 2 inviti a testa per ciascuno spettacolo, a scelta tra quelli proposti, per un massimo di 2 tra le rappresentazioni offerte nelle diverse date di distribuzione. Info Day sul programma Erasmus Plus. L'istruzione, la formazione e l'apprendimento formale e non formale dei giovani sono fattori chiave per favorire l'occupabilità e migliorare la competitività dell'Europa. Grazie a Erasmus Plus, oltre 4 milioni di giovani, studenti e adulti potranno acquisire esperienze e competenze tramite percorsi di studio, formazione o volontariato all'estero. Per conoscere le modalità di accesso al programma, partecipa all'Info Day promosso dall'Agenzia Locale Eurodesk presso l'Informa Giovani del Comune di Milano in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Giovani. La data è il 19 marzo 2014 presso l'Acquario Civico di Viale Gadio 2 dalle ore 9.30 alle ore 13. Nel pomeriggio si terrà una sessione di lavoro specifica di orientamento alla progettazione dalle ore 14 alle ore 17. Per partecipare è necessario registrarsi accedendo al sito. Light Up. Ti piacerebbe fare qualcosa per gli altri ma non sai come? Vorresti renderti utile e stai cercando uno spazio adeguato per valorizzare le tue capacità? Light Up mette a disposizione all'Informa Giovani un colloquio di orientamento personalizzato su appuntamento ogni lunedì pomeriggio. Per richiedere l'appuntamento, rivolgersi al CSV. Ti mandiamo a quel paese gratis. Riprende all'Informa Giovani lo sportello dedicato al servizio volontario europeo, realizzato in collaborazione con l'associazione Joint. Ti potrà aiutare con informazioni utili per inviare la tua candidatura e dare consigli per scegliere il progetto più adeguato alle tue esigenze. Prenota un colloquio compilando il form dal sito del Servizio Volontario Europeo. I prossimi appuntamenti sono l'11 e il 25 marzo, dalle ore 15 oppure dalle ore 16.30. Mobilitami è un progetto di consulenza e di assistenza rivolto alle organizzazioni no profit interessate a conoscere il Servizio Volontario Europeo e le opportunità di scambi internazionali, assistendole nelle procedure necessarie per diventare una hosting organization o per organizzare scambi e corsi di formazione. Lo sportello è organizzato dall'Associazione Joint e dal Consorzio SIS. Le prossime date sono l'11 e il 25 marzo, dalle ore 15 alle ore 18. Per concordare un appuntamento è necessario inviare una mail. L'arte di strada a Milano. Vuoi prenotare degli spazi dove esibirti? Con Strada Aperta puoi farlo. Iscrizioni online dal sito milano.stradaaperta.it oppure direttamente allo sportello Artisti di Strada, aperto da lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16. Ex Ansaldo, pubblicato il bando per assegnare l'area. L'obiettivo è quello di trasformare questo spazio in una stazione creativa al servizio di Milano, un distretto culturale e aggregativo in cui lo spazio è restituito ai giovani per incontrarsi e far nascere idee e progetti, imprese legate alla creatività. La scadenza del bando è il 21 maggio 2014 entro le ore 12. Per informazioni vedi il sito. Wanted, giovani fuori di tesi. Casa per la Pace Milano, in collaborazione con il Consiglio di Zona 4, offre a giovani laureati l'opportunità di presentare pubblicamente la propria tesi. A questo scopo, il progetto cerca giovani che abitino in Zona 4 oppure abbiano realizzato tesi sulla zona o abbiano fatto una tesi su uno dei seguenti argomenti: non violenza, ecologia, economia, intercultura, legalità.
Informazioni sul sito Casa per la Pace Milano. Elita Extra Small, manifestazione che dà spazio a designer e collettivi durante il Salone del Mobile. L'evento di Elita è dedicato al design indipendente e autoprodotto, una vetrina importante per i giovani che dal 9 al 14 aprile nel nuovo spazio in zona Tortona troveranno esposti i propri progetti di interior, editorial e fashion design. Scadenza per partecipare alle esposizioni il 7 marzo 2014, area ex Ansaldo via Tortona 54. Per informazioni vedi il sito. Da Elena dell'Informa Giovani è tutto, ci rivediamo per il mese di aprile. Ciao!